Eccomi qua, buon pomeriggio! Siamo in diretta e sto per fare un piatto della domenica molto buono e ve lo faccio vedere così capite. Melanzane, scrigni di melanzane ripieni di spaghetti. E all'interno, ora vi vado a spiegare qual è stata la mia idea. Abbiamo fatto un pesto di melanzana e poi ho messo della scamorza filante, eccola qua, campana, buona buona, affumicata. E poi nel pesto di mandorle, sì, nel pesto di melanzane abbiamo messo delle mandorle, del parmigiano, se vi va anche del pecorino, e poi potete anche voi personalizzare la vostra ricetta. Però io intanto vi ho dato questa idea. Allora, eccoci, vedo che vi state collegando. Io inizierei a spiegare che cosa ho fatto. Per fare questo piatto buonissimo, che sono scrigni di melanzane ripiene di pasta, in questo caso spaghetti, abbiamo bisogno delle melanzane, quelle lunghe. Cosa facciamo? Le laviamo, togliamo le due estremità e le dividiamo a metà. E cosa facciamo? Con un coltello andiamo ad incidere la polpa, tipo a scacchi, no? Così. Poi le andiamo a condire con sale, pepe e olio e le disponiamo sulla nostra teglia per il forno e le facciamo cuocere a 200 gradi per circa 20-25 minuti e diventeranno così. Io mi sono portata avanti, infatti adesso accendo anche l'acqua che stava quasi per bollire perché avremo bisogno degli spaghetti. Ma qui, amici, potete scegliere la pasta, il formato che più vi piace. A noi piacciono gli spaghetti, allora spaghettiamo. Eccoli qua. Infatti me li avvicino. Stava per bollire. Allora, una volta fatte cotte le melanzane, che cosa facciamo? Dobbiamo andare a scavare l'interno. Io infatti ho il mio bicchierone, lo faccio insieme a voi. Con un cucchiaio ci aiutiamo e dobbiamo prelevare la polpa perché sarà il nostro pesto, il condimento dei nostri spaghetti. Non so se conoscete questo piatto, ma è molto buono. A casa nostra già l'hanno assaggiato. Buono, buono. Sono stata promossa. Ciao a tutti amici, benvenuti nella mia cucina. Ecco qua. Quindi, ripeto, allora prendete le melanzane per chi si fosse collegato ora. Le melanzane le dovete tagliare a metà, vedete? Poi le incidete con il coltello e le condite con olio, sale e pepe. Io mi sono portata avanti, stavo dicendo perché così in mezz'ora riusciamo a portare in tavola un piatto della diretta, insomma. Però ho già preparato un video per voi e lo pubblicherò sulle stories per farvi vedere come ho fatto, perché l'ho fatto questa mattina. Allora, salutiamo anche il nostro cagnolino che abbaia, cagnolino del palazzo. Allora, poi queste melanzane che io ho svuotato saranno i nostri scrigni per gli spaghetti. Anche l'occhio vuole la sua parte, come diceva Paul Klee. Così. Intanto queste me le posso anche appoggiare sul piatto già, guardate, il mio piatto di portata. E che piatto di portata! Che bontà! Chissà che domani non ci arriva, noi ci ceneremo. Allora, mi lavo le mani. Ah, l'acqua bolle. Io metto giù gli spaghetti, eh. Anche il sale ce l'ho qui. Ora facciamo il pesto insieme, vi faccio vedere. Sciacquo un po' le mani perché altrimenti le mani salate. A proposito, io devo fare di nuovo con la mia Sofia la pasta di sale perché così ci divertiamo un po' a fare delle piccole sculture. Allora, qui abbiamo il nostro interno delle melanzane. Che cosa facciamo? Mettiamo del basilico spezzettato, il nostro amato basilico, che vi devo aggiornare. Le due piantine stanno andando bene, sono stata brava. Le ho riprese perché con il freddo erano andate un po' così. Allora, mandorle, parmigiano o pecorino. A me a casa il pecorino è un po' troppo forte, quindi lo mettiamo. Mettiamo il parmigiano. Olio.
olio, esci, olio. E il sale ce l'ho messo, non mi ricordo, non ce l'ho messo. E ora però mi devo spostare, perché devo andare a frullare questo mio pesto. Allora, volevo dirvi amici che se, un attimo che metto gli spaghetti all'interno della pentola, ecco, cuocete bene bene, ci vediamo tra poco. Così. Volevo dirvi che io in questo caso l'aglio non l'ho messo, ma se a voi piace mettetelo. Ripetiamo, allora, interno delle melanzane che abbiamo precedentemente scavato, parmigiano, poi metterò le dosi, le mandorle, basilico, sale, olio, il pepe se volete mettiamocelo, e poi andiamo a frullare. Mi sposto di qua, faccio un po' di rumore, ma poco poco ci vuole. Facciamo il nostro pesto. Vanno bene anche i pinoli, eh? Però a noi i pinoli non piacciono tanto. Che buono, che profumo. Sostenuto, possiamo aggiungere un po' di acqua della pasta, che io infatti adesso un po' la prendo dalla pentola, l'acqua della pasta, perché mi aiuterà dopo poi ad amalgamare la pasta. Dove l'ho messa? Eccola, perché questa ci servirà per amalgamare la pasta con il pesto. Vi faccio vedere il pesto ed è profumatissimo, cioè vi assicuro, fidatevi, è buonissimo. Allora, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo degli scrigni di melanzana con, cioè, ripieni con spaghetti, e questi spaghetti li ho conditi con sugo di pomodoro per farli un po' rosati, il pesto di mandorla, di melanzana, ci sono anche le mandorle, e poi la scamorza affumicata, eccola qui, buona buona, che infatti ora dovrò tagliare anche questa. Tanto gli spaghetti stanno cuocendo. L'unica cosa che dovete avere pronti sono le melanzane, le cuocete prima, fate come me, tipo questa mattina io cosa ho fatto? L'ho cotte nel forno e adesso sto facendo la ricetta, vedete? Mi sono portata avanti. Potete cuocerle anche la sera prima della preparazione. Io taglio a cubetti la scamorza perché poi con la pasta calda la scamorza si scioglierà. E quindi mi darà quell'effetto filante col pesto di maggio, che ve lo dico, fare, dovete assaggiare, perché se non si può spiegare. Ecco. Così. Infatti me lo metto già nel piatto qui. Togliamo un altro pochino. Così. Come state amici? Tutto bene? Spero stiate bene. Arriverà l'estate, che qui il tempo è stato un po' così, ha piovuto sempre questi giorni, vento, la sera freddo, ma vediamo un po', la mattina c'è il sole e il pomeriggio piove, non so da voi. Ecco qua, poi io metterò anche il pesto, quindi scamorza, pesto, ricordo questa sarà la mia ciotola dove io andrò ad amalgamare i miei spaghetti, buoni buoni, un po' me lo tengo per guarnire il piatto. Poi cos'altro? Ah, io aggiungo, amici, un po' di salsa di pomodoro, perché mi piace un po' rosé per condire un po' gli spaghetti, eh? Vedete il piatto? Eccolo qua. Non so se si vede, lo lascio qui. Okay. Andiamo a vedere gli spaghetti, non vado via, sono qui. Gli spaghetti. Qui ci sta bene anche, non so, uno spaghetto alla chitarra, un tonnarello, quegli spaghetti tipo anche i pici ci stanno bene. Anche la pasta corta, un po' quello che più vi piace. Eh sì, un altro pochino. Ah, però prendo l'acqua di cottura della pasta, perché ho detto che me la conservavo un po'. Perché poi dopo io vado ad amalgamare... E l'acqua di cottura mi aiuta per la mantecatura.
Amici, guardate, questa è l'acqua di cottura della pasta, me la tengo qui perché poi mi aiuta ad abbracciare un po' gli spaghetti. Saranno pronti i miei spaghetti? Non si sa! Allora, intanto parliamo un po', ammazziamo il tempo. Allora, cosa mi dite di bello? Allora, ciao, buonasera a te Carmela, ciao Sabrina. Sabrina, prova la ricetta perché è buonissima, te lo assicuro. Anna, ciao, ciao nonna, ciao Raffa, grazie a te, ben arrivate a te. Susanna, Carmela, dopo vi leggo bene tutti. Agata, Maria, Sabrina, ciao. Ciao a tutti cari amici. Laura, ecco qua, aspetta, non voglio tralasciare nessuno. Teresa, buongiorno, buona serata. Giusy, aiuto, non c'è la mia Sofia oggi che mi aiuta. Rosa, Patrizia, Sofia non c'è, Sofia mi ha lasciato così. Allora, Sonia, ciao Sonia, ciao Seppo, ciao a tutti, un abbraccio virtuale a tutti. Allora, dovete sapere che io quando cucino stanno tutti zitti a casa mia, perché poi dopo si mangia, allora rubano con gli occhi, poi appena finita la diretta tutti con la testa nel piatto. Una cosa bella questa. Allora, io vado ad assaggiare gli spaghetti. Spero siano... è ancora un po' al dentino. Un altro pochino, pochito. Ecco qua. Poi... oggi è stata una giornata di dolci, allora ho fatto le crostate, una crostata, un torcolo, per deliziare anche un po' la famiglia, no? E quindi stamattina via con i dolci. È così, ogni tanto bisogna mangiare i dolci e fare una bella colazione salutare. Poi, insomma, spaghetti, su forza, stiamo aspettando tutti voi. Bit, bit, forza. Piantato il basilico, io ho preso anche il rosmarino. Allora, all'inizio sembrava che il rosmarino non volesse, come dire, fare amicizia con me. Ho messo il terreno nuovo, insomma, ma sembra che questa pioggia nervina, come va? Non so se può sostituire la scamorza. La scamorza, allora, puoi sostituirla, adesso la dico una, con la burrata, se ti piace, con il primo sale. A me è stata, diciamo, un'idea così, che avevo la scamorza campana e quindi la doriamo a casa, però se non piace puoi anche soltanto mettere il parmigiano e il pecorino, o la mozzarella, io non so adesso se sei intollerante ai latticini, però insomma, potete anche un po' modificarla voi la ricetta, quello che più vi piace, anche il pesto di basilico, cioè perfetto. Io adesso, perché volevo tenermi con le melanzane, quindi ho preso il ripieno e l'ho voluto trasformare in pesto. Però un po' come vi piace. Io dietro le quinte ho i suggeritori, ho il gobbo che mi suggerisce, perché non riesco a leggere tutti. Mi scuserete per questo. Allora, spaghetti io vi scolo perché ormai credo che sia ora. Ecco qua, arrivo amici, sono qui. Aiuto, ci sono, scotta però. Allora, io verso i miei spaghetti all'interno, abbiamo detto, abbiamo messo il pesto di basilico, aiuto, la scamorza, e ora metteremo un po' di acqua di cottura, vedete amici, poco, perché mi aiuto a mantecare. Poi se voi preferite, amici, potete anche amalgamarli sul fuoco. Così, sì, un altro po' ce lo metto, sì. E sapete cosa faccio? Metto anche un altro po' di parmigiano. Le cose si fanno bene o non le si fanno. E la scamorza, vedete che adesso si scioglie, cioè. E questi dovete mangiare subito però, perché sennò poi si attaccano. Questo qui io ci darò una ripassatina nel forno. Allora, la prima volta che ti vedo, le dirette le fai sempre? Una volta a settimana. Ciao e benvenuta, o benvenuto. Benvenuta? Luigina. Luigina, benvenuta.
Però vi tengo compagnia anche con i miei video che pubblico durante due volte a settimana, ecco. Stella Rosato ha inviato 75 stelle. Oh, grazie Stella! Gentilissima. Dai, su, perché io vorrei fare un corso di cucina con tutte voi. E vorrei incontrarvi tutti. Se ci riusciamo, speriamo che un po' questa pandemia finisca, ma così almeno saremo un po' insieme. Allora, io vado a farcire le mie melanzane. Guardate, vi ricordo il sito, tutte le nostre ricette sono sul sito www.tinaincucina.it. Siamo anche su YouTube, Tina Pigna. Siamo anche su Instagram, chiocciola pignatina. Siamo su TikTok, chiocciola Tina Pigna. Insomma, siamo un po' come il prezzemolo. Buono il prezzemolo. È un detto da me, il prezzemolo che sta sempre in mezzo. Eccoci qua. Che succede? Dietro le quinte c'è un po' di fermento, c'hanno fame. Allora, io vado, perché voi Sofia non la vedete, perché lei stasera mangia solo, capito? Voi non sapete Sofia, che è una mangiona peggio della mamma. Allora, vedete? Attorcigliamo! Sì, adesso vi faccio mangiare gli spaghetti, sì. Arrivo con gli spaghetti. Chi prenderà la melanzana più grande? Sofia. Bene. Così. Un altro po' qui, sennò questa è scarna, non va bene? Ti saluto Daria Cecco. Daria, ciao Daria, un abbraccio. Un abbraccio a Daria. Carinissima Daria. E simpaticissima. Allora, io poi metto un po' di scamorzina che è rimasta qui, ma questi spaghetti, anche se non c'è la melanzana, questi non vanno buttati, questi dopo, quando dice ce famo due spaghi, certo, eccoli qua, qui due forchettate in bocca e via, e il gioco è fatto. Io poi mi ero conservata, diciamo, un po' di pesto, perché volevo metterlo un po' così, ecco qui. La sentite Sofia che ride dietro le quinte, se la ride se la canta. Oggi mi ha lasciato così che non ha voluto cucinare. Questo me lo scrivo sul libro io, La sentite? Sofia, saluta i nostri amici almeno. Sto facendo braccio di ferro. Sta facendo braccio di ferro. Ecco. Aspetta, 3, 2, 1. No, ecco. Dai. Più piano. Poi io metto ancora un po' di parmigianino, perché ci sta bene. E poi vi do un'altra indicazione, se voi volete, questi qua, un attimino nel forno. Buonissimi. Ecco qui. Ecco, sentite, mamma mia, lo so. Come la faccio io la dieta così? Come la faccio? Vabbè, mi vado a sciacquare le mani e arrivo. Ecco. Non so se ve ne siete accorti, ma è sparita già la... Allora, amici, preparate subito questo piatto. Non vuoi proprio salutare i nostri amici? No, dai, su. È qui. Vi do nel piatto. Mi conservate un po' di spaghetti anche per me? Io ho cucinato. Può darsi, se no me li ripreparo. Allora, amici, noi vi salutiamo così, vi lasciamo così. Io vado a scrivere la ricetta, scrivere la ricetta e ci vediamo nei prossimi video. Un bacione e buon fine settimana. No, cioè, no, questi non vanno buttati, No. Cioè, proprio con la forcina. Va bene. Allora, un bacione, amici. Noi andiamo a mangiare. Alle 6:20 andiamo a mangiare. Darò un voto su Instagram. Ah, bene. Allora, a posto. Ciao amici!